Non sono servite quattro gare per definire il vincente della serie fra l'Andrea Costa e la Mens Sana Basket 1871. Si è arrivati a gara 5 in questa atmosfera caldissima che è il Catino del Palaruggi. Buonasera e buon basket a tutti da Fabrizio Turrini, pronto per raccontarvi assieme a Luca Monduzzi e ad Alessandro Salvini quelle che saranno le fasi più importanti di una serie lunga, aspra, combattutissima che Imola aveva quasi portato dalla propria parte con una gara 3 giocata in maniera fantastica per 38 minuti e poi persa per strada proprio nelle ultime curve e nell'overtime. Poi in gara 4 sappiamo cos'è successo, il dominio di Siena nell'ultimo quarto che ha costretto le due squadre a ritrovarsi per decidere tutto in questi 40 minuti. Buonasera ad Alessandro Salvini. Ciao a tutti, buonasera. Ecco, siamo ancora qua purtroppo per questa serie che è lunghissima, equilibratissima. Abbiamo visto delle partite assolutamente interessanti, sia col Palaruggi le prime due che la terza soprattutto, che è stata una partita fantastica, chiusa dopo un overtime con Imola che era avanti addirittura di 7 punti a meno di 2 minuti dal termine. Poi Siena è stata super a recuperare, a portare la bandierina dell'inerzia da parte sua, e questa sera siamo certi che sarà un'altra grande corrida e sicuramente entrambe le squadre faranno fatica a vendere cara la pelle. Luca Monduzzi. È una partita dalle grandi aspettative, cogliamo il bellissimo colpo d'occhio che sta regalando il Palaruggi. Vestiti di bianco le tribune, di sopra i tifosi della curva vestiti di rosso, e sul campo 10 gladiatori pronti a sfidarsi per il passaggio del turno. Imola sicuramente mette dalla sua il giocare in casa, può essere un vantaggio non da poco. Il gap a rimbalzo, abbiamo visto, è uno dei temi che già ha trattato Tecchi anche nel pre-gara, si è visto in tutte e quattro le gare, ma in casa nelle prime due gare casalinghe è stato molto limitato, e quindi Imola può giocare molto su questo fattore. Quintetti scontati da una parte e dall'altra, nessuna novità a portata dai due coach in panchina, Tighi da una parte, Alessandro Aramaghi dall'altra. Primo pallone nelle mani di Siena e precisamente con il tiro piazzato di Mattia Udom, e il pallone esce lungo, primo errore da parte di Siena, primo rimbalzo difensivo per l'Andrea Costa Imola che attacca con il classico quintetto, il 2 Washington, il 12 Prato, il 14 Anderson, 17 Hassan e il 43 Gerardo Sabatini. Cincischia e scaglia da tripla Leonard Washington, pallone che non lo premia. Dall'altra parte il numero 1 è Diliegro, l'11 è Ranuzzi, il numero 22 è Mattia Udom, il 23 è Chris Roberts e con il numero 25 Daryl Track Bryant. Il controllo delle plance da una parte, la buona percentuale da tre dall'altra. Questi potrebbero essere i due temi rispettivamente per Siena e per Imola. Sì, anche se poi a pensarci bene le prime due gare Imola non ha vinto sicuramente per le percentuali. E in gara 3 con percentuali ben al di sopra del 50% anche da 3 punti non è riuscito a portare a casa questa partita, anche perché ha sofferto tantissimo a rimbalzo. Di conseguenza servirà assolutamente zero paura, tanta freschezza, sicuramente c'è della stanchezza ma da entrambe le squadre, e soprattutto Fabrizio, ti dico questa, Francesco Moni ha 39 di febbre questa sera e quindi per lui non sarà sicuramente facile stare in campo, soprattutto per via di questo calore che c'è qua dentro a Palaruggi. Assolutamente sì, notazione non da poco per Imola che ha avuto una Moni in formato di grazia durante la serie. Palla persa di Siena che in gara 3 e in gara 4 ha chiaramente avuto l'appoggio di un pubblico fantastico, così come è fantastico questa sera quello di Imola, un pubblico, quello senese, c'eravamo, quindi possiamo tranquillamente dirlo, veramente numero uno come incitamento, come calore. E poi insomma giocare in un tempio come il Palasclavo o Palestra che dir si voglia non è cosa da tutti i giorni. Siena la poteva vincere in gara 3, non ce l'ha fatta in gara 4 come molti pensavano, si è conclusa con la vittoria senese. Mani insomma un po' bagnate da una parte e dall'altra, con palle perse diciamo così frequenti che nei primi 90 secondi hanno un po' annacquato quelle che sono le aspettative che i tifosi hanno per questa partita. Ranuzzi dall'altra parte prova il layup indisturbato, i primi due di Siena sono da parte del capitano ex Ozzano Alex Ranuzzi. Imola che in precedenza invece aveva
tolto le castagne dal fuoco con la tripla in punta di Leonard Washington. Attenzione anche ai falli e attenzione anche ai tre colored di Siena, Roberts, Bryant e Udom, che qui non avevano brillato, a Siena hanno fatto veramente pentole e coperchi. Ma sì, assolutamente sì, questa sera avete visto Imola sta cercando di assolutamente di ha provato anche a scoprirsi e a rubare qualche pallone, ovviamente con quel tipo di atteggiamento l'Andrea Costa si scopre, avete visto Rannuzzi in precedenza era completamente libero, Maggioli non era ancora rientrato completamente, quindi sicuramente entrambe le formazioni devono comunque rischiare un pochino, soprattutto una gara 5 come questa che Imola ha iniziato già tirando tantissimo da tre punti, tentando il tiro da fuori, cercando di accendere soprattutto questo pubblico che fino adesso avete visto entrambi i lati lunghi, maglie bianche. È partito proprio negli ultimi due giorni un tantam sul social network Facebook proprio per fare in modo di mettere pressione ai giocatori avversari, avere tutto il palasport bianco. La curva invece è diventata rossa a dimostrare che Imola è solo bianco-rossa. 7 minuti e 35 secondi sul cronometro, si segna poco ma questo era abbastanza prevedibile. 3-2 il vantaggio di Imola con l'attacco in angolo di Siena con Daryl Track Bryant, l'eroe di gara 3 con quei 37 punti, un hesitation e poi la tripla sbagliata in maniera netta da Roberts. Difficoltà per Siena nel trovare il canestro, ma difficoltà l'abbiamo visto anche per Imola che ha un 1 su 5 da 3 punti. Occorre mettere in movimento questo giocatore qui, Michele Maggioli, che riceve contro Dei Di Liegro, una lotta aspra contro il giocatore con i tre passaporti. Americano, italiano e israeliano, Dei Di Liegro va a spendere il primo fallo del suo incontro. Importante come non mai caricare di falli i lunghi avversari e allo stesso tempo preservarsi dalle penalità. Imola con la rimessa lato, 14 sul cronometro, 7-11 invece alla fine del primo quarto. E con Washington, pallone fra le mani, è lui l'unico ad avere segnato per Imola, palleggia lontano dalla sua zona di competenza, poi decide di sparare la tripla con una certa intraprendenza. Inusuale 1 su 3 di Washington da 3. Imola ha tirato 5 volte, tutte e 5 da 3. Sì, infatti a confermare quanto avevamo detto prima, che sta facendo un po' fatica a dare i palloni all'interno. Sicuramente Siena sta nascondendo un pochino il suo perimetro, la lucidità sta andando un po' a gara 5 con questo caldo. Vedete anche Siena in questo caso che è arrivata al 24esimo secondo per riuscire a dare un tiro, bravissima comunque a prendere anche rimbalzo in attacco, un po' disattenta l'Andrea Costa in questo caso. Imola lascia il primo rimbalzo offensivo alla squadra senese, costa carissimo perché sotto canestro abbiamo visto come Mattia Udom e Dei Di Liegro possano dire la loro, in particolare Mattia Udom che nelle due gare di Imola non si era praticamente visto, a Siena ha dimostrato di che pasta essere fatto. Udom che capitalizza dalla lunetta con il suo terzo punto e Siena si porta avanti 5-3 grazie ai tre punti segnati dal giocatore cresciuto nell'Africo Firenze prima e poi nelle giovanili di Mensa Sana. Poi Maggioli smista per Carvel per linea esterna. Imola bisogna provare ad andare dentro senza paura perché Siena si può battere anche internamente. Ci prova Hassan, la scorribanda all'interno, forse il fallo su di lui di Mattia Udom. Bravo Hassan a decidere di andare sotto. Norman Hassan deve dimostrare di non essere il giocatore solo ed esclusivamente perimetrale visto in questa serie. Soprattutto è un giocatore che la penetrazione in questo caso non è la specialità della casa, è stato molto bravo a leggere la situazione. Imola ha bisogno di far uscire un pochino anche da fuori, da tre punti Siena, per poter dare i palloni anche a Maggioli e anche a Washington che fino adesso ha giocato ben troppo al di fuori della linea dei tre punti. Eccolo Maggioli, prova ad andare dentro come lui, poi apre fuori per Norman Hassan, la tripla libera, esce molto lunga. Imola 1 su 6 da 3 in 4 minuti e mezzo, chiaramente troppo poco. Siena avanti 7-5, pallone ovviamente ancora nelle mani di Udom, fuori per Roberts, dentro il bel pallone per Dei Di Liegro, la stoppatissima di un presentissimo Michele Maggioli. Vuole andare di là a correre, Gerardo Sabatini appoggia mano sinistra. Scrivo 2 per Gerardo, pareggia Imola, 7 pari, siamo entrati in partita. Ah sì, sin dalla palla 2
questa sera l'abbiamo già ripetuto tante volte, fa molto caldo, sicuramente ci vorrà tanta lucidità da entrambe le squadre. In questo caso Siena è andata a un tiro veramente molto veloce, non capisco il motivo, anche perché in precedenza a muovere il pallone sicuramente arriva a poter dare la palla sotto di Liegro, ma anche Roberts. Vedete l'Andrea Costa che prova a trovare l'uomo libero, fino ad ora le percentuali non la stanno assolutamente aiutando. Bravo Sabatini dopo l'errore a recuperare ancora il pallone. Imola con l'extra possesso, esce Sabatini, vuole ricevere, Nassan lo ignora, va invece sotto da Carvel Anderson, se la vuole giocare contro Roberts, gli piazza il tiro in faccia, lungo ancora. Piangono le percentuali sul campo, rischia lo sfollamento, Brian rifiuta la tripla, va a dare un finangolo che è una sentenza. Alex Ranuzzi ha dimostrato di avere questo tiro, 5 suoi, 5 di Udom, massimo vantaggio Siena sul 7-10. Imola troppo brutta per essere vera dall'arco e nelle conclusioni a media distanza. Ancora Norman rifiuta tipo, si va invece da Maggioli, ben marcato, gira molto bene palla Imola, prova ad andare dentro Leonard Washington, rischia lo sfondo, arriva invece un preziosissimo secondo fallo, e parlo ovviamente in chiave Imola, di Dendy Liegro, che è molto nervoso e l'ha dimostrato in questo primo inizio di gara. Sì, non capisco, non sono riuscito a vedere dalla nostra postazione chi è che ha protestato, il pubblico si è arrabbiato tantissimo in questa occasione, non so se Di Liegro già in precedenza si era lamentato tantissimo, non capisco, però sicuramente lui e Maggioli stanno giocando veramente tanto a sportellate di sotto le planche, ma si sa, questo è il clima da playoff, abbiamo visto anche le altre, almeno tre di queste quattro partite giocate sinora, non se ne sono risparmiate nessuno. Di Liegro nervosissimo ancora in panchina a parlottare con Ramagli, che prova a calmarlo, ha insomma avvertimento ufficiale da parte degli arbitri che hanno, come dire, permesso a Di Liegro un po' di sfogo di troppo. Intanto sì, confermo che è stato Di Liegro che ha protestato un pochino con gli arbitri, è il suo secondo fallo in questa partita. Inizialmente non riuscivo a vedere, ma mi sono accorto immediatamente, c'è stato il cambio, è entrato Cuzzi, e ricordiamo tutti in gara 1 Cuzzi i suoi 9 punti già nel primo quarto, che ha concesso a Siena di restare a contatto dell'Andrea Costa se non in vantaggio. Sì, altro gran bel giocatore questo Valerio Cuzzi, maglia numero 32, giocatore prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra di Roma. Ma rimaniamo in cronaca con i biancoverdi in attacco, Bryant molto intraprendente, si va da Udom, linea esterna per Ranuzzi, fronteggiato da Leonard Washington, eccolo proprio Cucci, lui rischia lo sfondamento, va a perdere palla Siena che comunque è ancora avanti 10-9. Qui arriva il fallo tecnico, allora fallo tecnico a Siena, alla panchina della Mensana. Ecco, stavamo proprio cercando di capire cosa fosse successo, perché la decisione dell'arbitro è stata immediata e quantomeno, come dire, singolare, nel senso che stavamo tutti guardando la palla, evidentemente una protesta di troppo dalla panchina. Sì, evidentemente Ramagli deve aver detto qualcosina, può anche darsi che l'abbia già fatto apposta per vedere di cambiare un pochino l'inerzia, se lui si sente un po' danneggiato, adesso vedremo. Comunque è una partita molto equilibrata ed ecco un fischio assolutamente che molto dubbio, veramente molto dubbio, è stato ovviamente fischiato dall'arbitro che non ha fischiato il fallo tecnico, ma vedremo. E allenatori che vogliono provare a indirizzare la gara anche un po' dalla loro parte, giustamente anche loro devono cercare di usare tutti gli stratagemmi, e non è proprio che Ticchi e Ramagli siano alle prime esperienze in panchina. 10 pari il punteggio fissato sul cronometro a 3 minuti e 5 secondi, abbiamo già visto quanto è già successo in campo, partita già ricca di spunti tecnici e non solo. Ranuzzi si butta dentro lo slalom sulla marcatura di Maggioli, Ranuzzi ne mette altri due, il capitano senese timbra il suo settimo punto, riporta avanti Siena sul 12-10 e arriva sul cubo dei cambi il febbricitante Francesco Amoni.
La vuole Michele Maggioli che sgomita contro Cucci. Si va invece da Washington che va dentro contro Udom. Si arresta. Eccolo il pallone per Michele Maggioli. Il suo piazzatone. Michele Maggioli, secondo punto per lui, o meglio, primo canestro dell'incontro. Imola ha già mandato 5 giocatori a referma. Imola si vede che non ha le energie assolutamente dei tempi d'oro, si vede che è molto stanca, sta facendo una gran fatica a poter dare dei buoni tiri vicino ai tabelloni. È proprio per quello che i primi minuti ha cercato di scardinare la difesa da tre punti. Adesso bravo Maggioli col suo solito canestro da due punti felpato. 12 pari sull'errore di Roberts che sta avendo tante difficoltà. Ecco ancora Maggioli, bisogna dare la palla sotto a lui perché dimostra di essere il fattore, il goncio di Maggioli che sbaglia, ma lotta a rimbalzo contro Valerio Cucci. È un grandissimo duello fra i due giocatori, uno maturo, l'altro chiaramente più giovane. Ci sono 16 anni di differenza fra i due. La freccia dice Imola che godrà di altri 14 secondi per provare a mettere ancora il naso avanti. Cambio, doppio cambio di Imola. Entrano Sgorbati, entra Prato, escono i due Colored. Sega gioca Ticchi senza la trazione dei due giocatori americani. Quintetto di Imola formato ora da Sgorbati, Prato, Maggioli, De Nicolao e Francesco Amoni. 1,57 sul cronometro. Imola, 4 quinti del quintetto della panchina in questo momento. Bisogna tenere duro, trovare dei buoni canestri anche da Patrizio Prato. Maggioli è in campo dall'inizio. Imola vuole provare a sfruttarlo finché è caldo, sin dall'inizio. In questo caso bravissimo Cucci nel taglio fuori a tenere i chili di Maggioli lontano dal canestro. Eh sì, è una bella partita, veramente molto intensa fino adesso. Ricordiamoci che è appena entrato anche Borsato, che tanto male ha fatto in gara 3 e 4 all'Andrea Costa. E insomma Siena 14 punti con due giocatori, 7 Ranuzzi e 7 Udom. Stanno facendo un po' il bello e il cattivo tempo. Vantaggio Siena ancora 14-12. E Maggioli subisce il fallo proprio da Cucci. Molto intraprendente Michelone che poi prende il re della panchina al posto di Preti. Ticchi se la gioca in questo momento con il suo quintetto base in panchina. Eh sì, 1 minuto e 22, non so se ci saranno altri cambi, non so, Carvel magari per l'ultima azione. Ovvio che comunque Imola ha una panchina abbastanza lunga e si lo può permettere per brevi periodi di lasciare fuori i due americani. Sicuramente c'è il fattore stanchezza, c'è il fattore che la partita è assolutamente molto molto lunga ancora e quindi un po' tutti devono dare il proprio mattoncino e il proprio contributo. Esaurisce il bonus la squadra toscana, tiri dalla linea per Patrizio. Due su due per Patrizio Prato e si va con la parità ancora, quota 14, 70 secondi alla prima sirena, squadre incollate col punteggio e non poteva che essere diversamente per ogni gara 5 che si rispetti. Borsato smista per Ranuzzi, la tocca molto bene Prato, sfiora il recupero, 6 secondi per il tiro, Ranuzzi ribalta ancora per Mattia Udo, prende il primo passo molto bene a De Nicolao, si arrampica, va a sbagliare, Cucci per il rimbalzo, il fallo subito. Dal numero 32 di Siena, Ticchi arrabbiatissimo con i suoi. Un'occhiata ai rimbalzi, da una parte 9, 9 anche dall'altra parte. Le squadre si stanno equivalendo sotto le plance. Rientra San per Sgorbati sui due tiri liberi di Valerio Cucci l'anno scorso a Veroli in gold e poi nella Stella Azzurra in DNB dopo il ritiro di Veroli dal campionato, poi ha chiuso a Brescia come aggregato alla prima squadra per gli allenamenti, lui che è nell'orbita delle squadre giovanili italiane, insomma vestito alla casacca dell'Under 18 e dell'Under 20, giocatore molto talentuoso. Cucci però sbaglia il secondo tiro libero. 1 su 2, Spariglia a 45 secondi, Imola avanti di un'incollatura, 15-14, Amoni da tre punti, prova a rinverdire i fasti con le conclusioni dalla lunga distanza in cui proprio Imola questa sera fatica. 1 su 8 per l'Andrea Costa dall'arco, 40 secondi, comanda Brescia 15-14, Brescia che lo ricordiamo in questo momento non ha tifosi qui alla Palaruggi perché sono
in coda evidentemente in autostrada, dal momento che c'è un forte traffico sul raccordo di A1 per portare qui a Imola. Udom ancora a rimbalzo, subisce fallo, ma i rimbalzi offensivi di Siena rischiano di diventare un fattore. Sì, a 14 bloccata questo pomeriggio da Bologna San Lazzaro fino a Castel San Pietro. Ci sono stati un paio di incidenti. Dalle 13.45 di oggi si è scatenato, diciamo, l'inferno in questa strada. Assolutamente faranno un po' fatica, può darsi che arrivino, spero per loro, già nel secondo quarto, anche perché ci sono code veramente lunghe da tutto il pomeriggio. Nel frattempo Siena è ancora lì, è ancora avanti nel punteggio, pian piano sta mantenendosi avanti nel punteggio, come abbiamo detto. Imola sta in questi ultimi 20 secondi con Norman Hassan e tutta la panchina. Gestisce Prato, Imola potrà andare fino alla fine, beneficia del blocco di Amoni, Prato arresta il palleggio, eccolo il pallone per l'ex Ravennate, da questo proprio fuori a Prato che vuole il blocco, decide allora di andare fino in fondo, Patrizio di pura classe ne mette due che aiutano Imola a rimanere a meno uno sulla 16-17, finisce un primo quarto che ha detto chiaramente che il match sarà di puro equilibrio, Luca. Beh, grandissimo equilibrio in questo quarto. Siena ovviamente ha fatto la sua a rimbalzo, Imola abbiamo visto subito nelle prime azioni puntare molto sul tiro da fuori con poca efficacia, è andato un po' meglio quando è riuscito a correre o a prendere, spartire in contropiede o avvicinarsi più al ferro. Il secondo fallo di Diliegro sicuramente è un vantaggio per i biancorossi, che nel finale sono anche riusciti a riavvicinarsi. La partita è equilibratissima, non potevamo che aspettarcelo, era assolutamente prevedibile questa cosa. Vediamo in questo secondo quarto se Tiki riuscirà a trovare un rimedio per tamponare un pochino di più l'emorragia a rimbalzo. In piedi il pubblico del Ruggi, che vuole chiaramente che questa non sia l'ultima partita, sarebbe un finale inglorioso per la stagione di Imola, costellata di tantissimi alti e pochi bassi. Ricordiamo che Imola ha conquistato proprio il beneficio del fattore campo all'ultima giornata, allorquando la vittoria di Matera è stata poi suggellata e impreziosita dalla sconfitta di Roseto in casa proprio all'ultima giornata, che ha permesso a Imola di arrivare quarta, Roseto invece quinta, e Roseto ha subito questa sconfitta perdendo proprio in gara 5 quel di Ferentino nella giornata di ieri. Imola questa sera invece deve provare dal canto suo a far valere il beneficio del fattore campo, provando a chiuderla qui al Palaruggi e aprire poi la serie contro Scafati, che aspetta da qualche giorno la propria diretta avversaria per lo scontro negli ottavi di questo lunghissimo finale di campionato, con una post season che si trascinerà fino quasi alla fine di giugno. Vedete, in campo ci sono Borsato, Bryant, Udom, Cucci e Bucarelli per Siena, e i palloni di casa invece vanno con De Nicolau in cabina di regia, Prato e Hassan gli esterni, Preti e Amoni sotto canestro. Rimessa a Siena, che ricordiamo ha un punto di vantaggio su del 17-16, Imola bruttissima da 3 punti, 1 su 8 e 5 su 15 complessivo dal campo. Siena non sta facendo molto meglio, 6 su 17 dal campo con 1 su 5 da 3 punti. Rimbalzi 12-10 per Siena, che ne ha avuti 4 in attacco. Bryant fronteggiato da Hassan, fuori per Udom che perde la maniglia. Rimessa lato per l'Andrea Costa, che ha dunque la possibilità di tornare sotto e di riportarsi avanti. Incessante il pubblico di una Palaruggi che vuole sostenere i propri beniamini. Pubblico imolese ben presente soprattutto in gara 3 in quel di Siena, essendo un sabato sera, dunque più agevole la trasferta. De Nicolau per la tripla, eccolo qua. Nick riapre la scatola da 3 punti per l'Andrea Costa, che ha già mandato 7 giocatori a segno. Imola avanti 19-17 con un buon pressing difensivo. Prova l'anticipo falloso, però Prato troppo forte, sale su Bucarelli. Secondo fallo per Patrizio, con coach Ramagli che rimette in campo
Track Bryant al posto di Roberts sulla rimessa lato per i biancoverdi ospiti con 12 secondi sul cronometro. Bella palla per Cucci che commette una chiara e solare infrazione di passi sulla ricezione, direi abbastanza netta, e Imola può incrementare il 5-0 di parziale a 9 minuti e 8 secondi. Si sta tenendo duro adesso anche in difesa, in questo caso si sta giocando con le stesse tattiche, c'è poche sorprese adesso sulla falsa riga delle partite giocate in precedenza. Sicuramente ora conterà tanto, tantissimi nervi, conterà tanto la freschezza, chi è più fresco in questa serie. Bravo nel frattempo Amoni, nonostante bella la circolazione di palla di Imola, con il pallone che si muove veramente e rimane pochissimi frazioni di secondo nelle mani dei giocatori biancorossi. Solo 5 secondi per il tiro Imola, si cercherà San, riceve, spara la tripla Norman, importante secondo Ferro, poi la lotta al rimbalzo preme ancora Imola con il rimbalzo di Preti, preziosissimo, va fino alla fine Jacopo, l'errore, poi De Nicolao la tocca per lo stesso Jacopo che però pestava con un piede la linea di fondo. Imola non riesce ad avere il terzo possesso. 8:40, 19-17. Sì, avete visto che è stato un po' Coach D che ha avuto uno scatto in questo caso verso uno dei tre arbitri. Noi onestamente non vediamo la linea, ma sicuramente si è autoaccusato anche Coach D immediatamente, gli è stato dato l'ultimo preavviso e alla prossima protesta probabilmente ci sarà il fallo tecnico anche per lui. Quasi recupero di Nicolao, la mantiene invece Borsato, il no-look per Ranuzzi. Un po' scollato dal gioco di Siena che fatica a trovare delle trame organiche. E neanche il tempo di dirlo, che Borsato scarta un cioccolatino. Ottima visione di gioco all'indirizzo di Cutti che pareggia a quota 19. Punteggio molto basso. Bucarelli la prova a sporcare De Nicolao, mentre ci riesce. Mani di Prato contro Borsato, cambio difensivo di Ranuzzi, prende il lato sinistro, Prato alza la parabola all'errore. Poi il fallo commesso o da Amoni o da Jacopo Preti. Fallo è di Amoni. Primo per lui, prende la via dalla panchina Jacopo Preti, rientra in campo Leonard Washington. Tichi continua a giocarsela con Carvelli in panchina, rientra in questo momento anche Maggiore. Sì, li sta facendo rifiatare in questo caso. Sta provando a mettere in partita ovviamente anche tutti i giocatori biancorossi. Da parte opposta si è un pochino ingessato l'attacco di con Brian a sedere, si è un pelo ingessato l'attacco della Mensana. È ovvio che l'hanno dimostrato queste due squadre durante le serie, hanno folate, hanno momenti di striscia e momenti un po' meno. Vedete adesso il tiro di Borsato che non va a bersaglio. Sì, è una partita assolutamente da continuare a godere, è molto interessante. Nel frattempo sbaglia anche De Nicolao che prova anche lui a mettersi in partita anche in attacco. Bucarelli la zingarata all'indirizzo di Roberts, la tripla di Chris Roberts che alza la parabola. Siena risponde al 5-0 imolese piazzando un identico parziale che riporta di 3 avanti i suoi. La vuole Maggioli, servito in questo momento contro Valerio Cucci, si rinnova il duello, esperienza contro Gioventù. Perde un po' il primo piede Maggioli, la recupera dalla spazzatura De Nicolao. Era nata molto male l'azione di Imola, si conclude ancora peggio. Attenzione a Siena che ha 3 punti, palla in mano. Servirebbe una time out chiesto da Ticchi. Si arrampica Roberts, l'errore, primo ferro per Roberts che è molto falloso. De Nicolao apre per Prato, la tripla aperta di Patrizio. Non va, rimbalzo però che plana nelle mani di Maggioli. Il fallo di Bucarelli che trova tanta mano e poca palla. Primo di Bucarelli. 6:45, 22 Svensana Siena, 19 Andrea Costa, San davanti a noi per la rimessa, Maggioli per De Nicolao. Fa fatica anche Maggioli a trovare le conclusioni che invece a Siena gli erano state più congeniali. Maggioli che deve costruirsi questo tiro, un altro errore però per il Maggiolone, la buona difesa di Valerio Cucci.
che come in gara 1 si sta dimostrando molto importante sia in difesa sia in attacco. Attenzione Imola, perché Roberts, pallone fra le mani, Dante Assolina di fondo, si arrampica proprio contro Mazzoli, sfortunato rimbalzo di Leonard Washington, il fallo di stizzatigna e frustrazione di Chris Roberts, primo fallo per lui. Il quinto rimbalzo di Washington, che silenzioso, sta facendo una gran fatica in attacco. Avete visto anche nell'ultima azione è stato completamente schermato, si è a dire il vero mosso anche poco e non è riuscito a farsi vedere completamente. Nel frattempo vediamo, è stato fischiato un fallo normale, però non vediamo nessuno a rimbalzo, infatti un antisportivo la conferma in questo caso, proprio non mi ero accorto della fischiata dei tre in grigio. Sbaglia il primo però Washington, che ricordiamolo ha già il quinto rimbalzo per lui nella sua partita. Imola spezza il piccolo break di Siena 20-22 a 6-16. Riceve proprio Leonard, scambia molto bene con De Nicolau, che però perde proprio la maniglia l'attimo. Washington commette fallo su Cucci, ma gli abiti non fischiano. Ranuzzi con la tripla aperta. Siena sta graffiando Imola, che però perde il rimbalzo difensivo. Ai ai ai, Imola non deve perdere queste iniziative, questi rimbalzi facili. Prova a inventare Chris Roberts, il pallone si spegne, si incastra fra ferro e tabellone. La rimessa di Raimola per la regola della freccia. 5-50, si viaggia a piccoli parziali. Massimo vantaggio Imola di 2 punti, massimo vantaggio Siena di 3. Dunque le squadre non si stanno scambiando break importanti. Attacca Imola per trovare il pareggio. Serve come il pane l'apporto di Carvel, che in questa serie sta facendo tantissima fatica a trovare la via del canestro. Va dentro Mazzoli, questa volta non sbaglia. Le speranze di Imola passano nelle mani del giocatore più esperto, il 39enne Michele Mazzoli, che dimostra anche questa sera di poter dispensare basket ad altissimi livelli. 5-20 sul cronometro alla fine del secondo quarto. Cucci si ritrova alla tripla libera dell'errore. Sale altissimo Bughi per strappare il suo sesto rimbalzo. Eccolo Carvel, rifiuta la tripla. Anche poca fiducia di lui per il tiro, invece se la prende la fiducia Francesco De Nicolau, che ne mette 3. De Nicolau arriva a quota 6, il parziale di Imola è 6-0. Dal potenziale timeout chiamato da Coach Ticchi, col parziale aperto 5-0 di Siena, ecco, Imola è riuscita a trovare un ottimo un paio di ottime difese. Avete visto in questo caso De Nicolau ha fatto lui Carvel Anderson, che Anderson è assolutamente marcatissimo, c'è sempre il raddoppio pronto a schermargli il tiro e a sporcargli il passaggio. 5 minuti e 5 secondi, Imola al massimo vantaggio 25-22. Non sono arrivati anche i tifosi di Siena. E allora il pubblico imolese vuole farsi sentire per far capire che questa sera il Palaruggi deve essere il sesto uomo. Tra l'altro una serie playoff apertissima con tantissime gare alla quinta, Alessandro. Sì, playoff ben 5 su 8 sono arrivate alla quinta. Proprio questa sera si sta giocando a Casale Monferrato con Tortona contro Trieste. Si stanno giocando anche altre partite. Ieri sera Ferentino ha vinto 3-2, ha chiuso la sua serie e passa ai quarti di finale contro Orzeto. Dopo il time out, Imola in fase difensiva, avanti di 3, 25-22, 5 sul cronometro. Borsato di là contro Carvel. Bughi su Cucci. Ranuzzi esce, marcato da Hassan. Sotto per il rientrante di Liego. Scaglia la tripla. Stefano Borsato che pareggia a 25. Allora le due squadre proprio non ne hanno voglia di salutarsi e di scambiarsi break importanti. Washington rischio contro l'ottimo De Nicolau di questa sera, che arresta il palleggio, va da Carvel,
Maggioli lontano dal canestro, si arresta, finito il tiro, smista per Carvel che non si fida della sua tripla, riapre ancora per la palla persa di Imola per 24 secondi. Carvel si sta nascondendo in una maniera, lasciatemelo dire, eccessiva. Solo due tiri dal campo per Carvel in 16 minuti. Mamma mia, Senodora è la sua brutta copia. Per fortuna quest'anno si è visto in queste condizioni veramente poche volte. In questo caso anche è mancata la lucidità da parte di Imola nel parlare. Probabilmente non riescono a parlarsi e a farsi capire, vista la confusione che c'è all'interno di questo palasport, anche perché probabilmente non hanno visto che mancava veramente pochissimo, 2-1, e Washington è arrivata la palla, Washington da tre punti non era ancora riuscito a tirare. Si va dal lato per Siena, Ranuzzi pronto per la rimessa a 4 minuti e 7 secondi. Gara vera anche sugli spalti, perché come detto sono arrivati i supporters della Mens Sana. Borsato a 7 secondi, dal nulla crea la tripla, pallone sul secondo ferro, rimbalzo perso però da Imola, ancora una volta si litigano al rimbalzo i giocatori biancorossi, extra possesso per la Mens Sana, in angolo Ranuzzi per Diliegro che ha un po' di centimetri contro Washington, la tripla di Cucci che poi segna, va un po' a provocare i tifosi del parterre, rischia il tecnico, gli arbitri lo graziano. Sì, non si sono accorti, probabilmente qualcuno dal parterre gli ha urlato qualcosa mentre ha tirato o fischiavano, fa parte del pubblico. Adesso comunque il tiro non ho capito se da due punti o da tre punti, mi fanno cenno da due punti, infatti 27-25. Ciò non toglie che comunque Siena nelle ultime azioni ha trovato dei tiri aperti in maniera molto più semplice anche da fuori. Se nel primo quarto riusciva ad incunearsi all'interno dell'area biancorossa, adesso ha alzato un pochino le percentuali anche da fuori, e se è così per l'Andrea Costa sono dolori. Cifre pressoché identiche, perché Imola 8 su 26 al tiro, 9 su 27 per Siena, rimbalzi 1 in più per Siena. Insomma, le due squadre si stanno chiaramente equivalendo. Imola appena un recupero, 0 invece i recuperi di Siena. Le due squadre, dopo un momento di smarrimento iniziale, non hanno più perso palloni. Sbagliano tanto, è vero, ma la gestione dei possessi è abbastanza oculata. 25 è Andrea Costa Imola, 27 Mens Sana Siena, 2 di vantaggio per gli ospiti. E ne hanno 5 da Cucci, 9 da Udom, 7 di Ranuzzi, 3 a testa per Borsato e Roberts. Cucci tolto da Ramagli, un segnale abbastanza punitivo per far capire che il giocatore ha rischiato fortemente il tecnico. Imola di là, ora deve recuperare, è un'altalena di punteggio. La vuole Washington, non viene servito, si va invece per Hassan. Statico l'attacco Imola, inventerà Norman che si butta dentro, l'assist per Ramoni. Cosa ha costruito Norman per Ramoni dal nulla? Bellissimo, questo è il gioco dell'Andrea Costa, che se gli avversari si addormentano un po', un attimo, l'Andrea Costa li punisce in questo modo. Sono molto capaci di fare questo tipo di giochi e di muoversi la palla, non sempre gli riesce. Adesso buon per Imola, che ha sbagliato questo tiro da tre punti anche abbastanza aperto. Vediamo Carvel se riesce a rompere il suo digiuno. Assolutamente no, però subisce un bel fallo, potrebbe essere molto positivo anche per lui, che è un giocatore molto umorale. Avete visto, se mi concedi ancora un secondo, la guerra psicologica all'uscita del time out da parte di entrambi gli allenatori, entrambi contro un arbitro a parlare con gli arbitri. Assolutamente, abbiamo visto anche proprio in questi giorni i comunicati, i controcomunicati prima a Trapani e poi a Brescia, per vedere di avere anche qualche piccolissimo sensibile vantaggio da parte dei tre in grigio, che ricordiamolo hanno un lavoro veramente scomodo in questi playoff.
Carvella dalla lunetta ne mette altri due, ma continuiamo a ripeterci, l'apporto che Imola vuole dal suo miglior marcatore non può essere estrinsecato in tre tiri liberi e appena due tiri dal campo. Carvella deve provare a dare di più e a prendersi qualche iniziativa in più. Dentro Bryant, nel nulla, sbaglia l'appoggio. Daryl Bryant è un altro giocatore rispetto a quello visto nelle due apparizioni di Imola. Prova a insistere, allora l'Andrea Costa mette palla per terra. Francesco Amoni mantiene vivo il palleggio, manovra d'avvicinamento sulle tacche contro Udom, vuole questo tiro Francesco e il pallone si spegne però sul primo ferro di cattiveria di Liegro. Strappa rimbalzo a Sabatini, Imola avanti 29-27. 2-23. Il bel pallone da Roberts a Diliegro che subisce fallo in avvicinamento a canestro. Sono molto curioso di vedere se Diliegro e Lunetta sarà il giocatore falloso visto nelle prime due gare o il giocatore perfetto visto a Siena. Da notare anche Francesco Moni non ce la fa più. Kostiki ha appena visto quel tiro in precedenza, anche un po' impiccato. Ha subito chiamato Jacopo Preti sulla sede dei campi, probabilmente la febbre inizia a farsi sentire anche nella debolezza. Diliegro mi smentisce, mette il primo. Giocatore l'anno scorso in Israele, l'anno prima a Trieste in Gold. E fa 2-2. Dei Diliegro, bravo lui. Primi due per il numero 1. Come maglia di Siena, 29 pari. Raramente abbiamo assistito a partite con un equilibrio così spiccato. Blocco Washington per Carvel. Vediamo cosa fa Carvel. Va dentro, poi apre per il buon tiro di Norman Hassan. Un cross per Norman. Il quasi anticipo, la recupera Imola con Gerardo Sabatini. Molto bravo, vuole il fallo Bryant. Recupera Imola, 1.45. Bravo Gerardo, Imola deve approfittare di questi palloni. Carvel, fronteggiato da Roberts, si arriva proprio per Sabatini, giocatore che ha conquistato questo pallone. Fuori per Carvel, rischia di perdere la maniglia, svista per Jacopo Preti. Ancora un ferro collezionato da Imola, che pure sta prendendo ottimi tiri. Nulla da dire sulla scelta dei tiri di Imola in questa fase. Semplicemente i palloni non entrano. Luca, è ovvio che Imola si può prendere tutti i buoni tiri che vuole, ma se poi non entrano, questo spot si chiama pallacanestro e la bisogna assolutamente metterla dentro. Sì, assolutamente. Stavo proprio ragionando sullo stesso motivo. Insomma, Imola magari attendeva anche il miglior Carvel che si svegliasse ancora. Si è svegliato, due liberi, anche una buona circolazione di palla, anche buoni assi. In questo caso però un ottimo recupero di Sabatini, protagonista anche prima di un bel recupero, qui concretizzato da un contropiede. Chiaramente, come dicevamo prima, Imola ha sbagliato due, tre occasioni con buoni tiri. Chiaramente le buone percentuali devono essere importanti. Passi per Siena, time out. Obbligato, chiesto da Ramagli. Perché Imola sta imprimendo qualche giro in più nel motore. Due recuperi su palle perse in maniera abbastanza banale, grazie all'Arsenio Lupin Sabatini di questa sera, e poi l'infrazione di passi, tre perse consecutive per la Mensana che fin qui aveva gestito i palloni nel migliore dei modi. Sì, assolutamente, si sta andando un pochino a sprazzi da entrambe le squadre. È ovvio che è stato un po' il leitmotiv di questa serie. C'è veramente, non ci stancheremo mai di dirlo, c'è tantissimo equilibrio tra le due formazioni. C'è sicuramente entrambe, chiunque vince e chiunque perde stasera uscirà a testa altissima da questa serie, da questo campionato e da questi playoff ovviamente. Si rientra con Imola in possesso di palla. Imola che ha un minuto abbondante per provare a mettere
qualche punto in più, perché no? Trovare il massimo vantaggio, che fino a questo momento è di appena 3 punti, era il 25-22. Amoni rientrato in campo, ricordiamo febbricitante il numero 7 molese. Sabatini salito in cattedra in questa fase. Il buon tiro per Michele Maggioli, che sbaglia però. Se la pasticcia anche Siena, che però recupera la boccia. 45 secondi. Bryant si butta dentro contro la manone di Maggioli. Pallone esce corto, duello ad alta quota. Imola esce con il pallone fra le mani. De Nicolao si arresta saggiamente, mantiene vivo il palleggio. Attenzione, mezza idea per andare alla tripla. De Nicolao per Amoni. Borsato ringhia su di lui. Amoni, buon tiro di Francesco Amoni. Imola raggiunge il più 4, è il massimo vantaggio. Difendiamolo in questi ultimi 15 secondi dall'attacco di Siena, gestito da Borsato. Il fallo in attacco di Mattia Udom, che incespica su De Nicolao. Gli arbitri premiano Imola, se mi consenti, Alessandro. È il classico fischio che a Siena non avrebbero mai fischiato in quel di Siena. Qui viene fischiato. Il fattore campo può avere la sua importanza. Eh sì, è il terzo fallo questo per Mattia Udom, che sicuramente è un giocatore che ha già 9 punti in questa partita, un giocatore che è molto importante sotto le planze, l'ha già dimostrato anche nelle gare precedenti, che può essere molto importante, soprattutto la sua freschezza, i suoi rimbalzi sotto canestro. Sì, Imola ha questi 10 secondi per poter dilatare un pochino il punteggio, ma bisognerà ripartire assolutamente da 0-0 nel secondo tempo, perché è partita lunghissima. Luca, 33-29, Imola prova a scappare, si fa per dire, mettere qualche punto in più e trovare il massimo vantaggio in questi ultimi secondi. È un piccolo break, insomma, costruito molto sull'energia di Sabatini e sulla bella giocata di Amoni. Insomma, l'equilibrio c'è in queste gare, in questi 20 minuti, l'abbiamo visto. Siena magari, forse avendo anche rotazioni più ridotte rispetto a quelle di Imola, forse non riesce a dare la stessa continuità che potrebbe dare Imola in certi break, in queste tragedie, abbiamo visto. E forse anche per questo Imola è riuscita a costruirsi questo piccolo parziale. Ti lascio la linea per gli ultimi 10 secondi. Decisce Carvel, 6 secondi per il tiro, arresta il palleggio. Ecco De Nicolao, la rende proprio a Carvel, che andrà al tiro da 7 metri. Primo ferro, nulla da fare. Un Carvel con un po' più di fiducia. Qualche partita fa questa tripla l'avrebbe messa forse a occhi chiusi, ma non lamentiamoci del 33-29, massimo vantaggio, con cui Imola chiude i primi 20 minuti di gioco. La qualificazione ai quarti si giocherà tutta dopo l'intervallo, per gli ultimi 20 minuti effettivi di Imola-Siena, gara 5. Basket Siena, il primo tempo si era concluso sul 33-29 per Imola, rientrato in campo con il suo quintetto base anche per Siena, con Udom, che
che va a commettere infrazione di passi. Quindi base da una parte e dall'altro. Un'occhiata velocissima alle statistiche del primo tempo. Tirano in... Il pallone però esce. Imola continua dalle scarse percentuali da tre del primo tempo e se la va con il pallone manovrato dalle mani di si va per la finta di tiro di Roberts che prova l'assist per Bryant che però non taglia. Un dato di cui parlavamo all'intervallo: Roberts e Bryant 1 su 12 al tiro, non che Imola stia facendo meglio con i propri americani, solo 1 su 6 per la coppiata Washington-Anderson, però è certamente troppo poco per Siena che ora subisce un altro canestro da parte di un ispiratissimo Gherardo Sabatini che arriva a quota 6, rumoreggia il pubblico faitino, va a sbagliare Roberts ma con il fallo di Leonard Washington. Alessandro. Si scaldano ancora di più gli animi, in questo caso c'è stato uno spintone da parte di Bryan che gli arbitri hanno lasciato correre, ci può stare in questo frangente. Il pubblico si sta un po', fra virgolette, incattivendo. Sicuramente oggi è una partita da multa assicurata, speriamo che non si esageri sin troppo. Sbaglia ancora nel frattempo Siena. Diamo un'occhiata anche ai tiri liberi. Siena a questo punto è 6 su 8 con l'errore in questo caso di Roberts. Vediamo invece l'Andrea Costa con 8 su 9, piuttosto positiva Imola, ma a dire il vero è stata positiva anche nelle ultime 4 partite giocate. Roberts 1 su 2, giocatori diversissimi, due americani di Siena rispetto a quanto visto in gara 3 e gara 4, ma insomma è ancora presto per trarre conclusioni. Di Legro va di là e schiaccia e poi si arrabbia e subisce il fallo tecnico inevitabile perché schiaccia in faccia da San, poi non capisco cosa gli abbia detto e ovviamente prende il tecnico. Ma mi sembra di aver letto nel suo labiale un sì, però l'ha detto in maniera piuttosto, fra virgolette, cattiva, un po' come succede in America. Da noi non è assolutamente permesso, soprattutto in questo frangente, col pubblico che ci vuole niente ad infiammarsi. Non è stata una grandissima genialata da parte di Villegro. Terzo fallo, tra l'altro, per Villegro, che aveva riportato Imola, anzi Siena, a meno 3. Il libero di Anderson, 4 su 4 della linea, riporta a più 4 l'Andrea Costa che attacca con Carvel che riceve, si butta dentro Carvel, va con la mano destra, il primo canestro dal campo di Carvel Anderson viene accolto dal tripudio del pubblico del Palarugi. Batte un colpo per Imola, è assolutamente importante che anche lui entri in partita. Adesso però ci prova Ranuzzi a rispondere con Maggioli che lotta a rimbalzo, mamma mia, con Digliegro e Roberts. È veramente bello vedere anche in questo caso come qua, a quale intensità di sportellate ci sia lì sotto. In questo caso anche Digliegro che assolutamente sta continuando a protestare con gli arbitri. Il fallo di Washington c'era tutto, ha allargato un pochino il braccio a rimbalzo, sarà però solo rimessa da fondo. A 32, Imola si deve ancora difendere dall'attacco Siena con Bryant che batte il primo colpo da 3. Bryant di mezza lo svantaggio. 38-35, eccolo Carvel, si è messo in partita, vediamo se definitivamente Carvel fa ballare Chris Roberts. Buon giro di palla Imola,
Sabatini si butta dentro, si arrampica, Hassan per la tripla, Norman, Hassan. Imola 2 su 2 da 3 nelle ultime occasioni. Sì, ricordiamolo però che anche in gara 3 Imola aveva messo a posto la sua mira, soprattutto con Norman Hassan. Poi è stata bravissima anche in quel frangente Siena a rispondere, un po' come ha fatto anche in precedenza con Brian. Vediamo adesso, questa è un'altra storia, una partita lunghissima, ancora 13 minuti. 41-35, Imola di là per il più 8, riceve Carvel, vuole andare per la tripla, vuole andare alle conclusioni, 5 secondi per il tiro, si butta dentro Carvel, step back con la tripla, mano in faccia, molto difficile. La grande difesa di Chris Roberts, bravo lui, forzato il tiro di Carvel. Roberts per Udom, si butta dentro, arresto e tiro dai 4 metri e mezzo, ancora lungo, rimbalzo Carvel, il fallo di Liliegro, quarto fallo per lui. Liliegro si sta chiaramente mettendo fuori da questa gara, francamente incomprensibile un nervosismo del genere da parte di un professionista anche navigato come Dan Liliegro. Bene, ci sta, ci può stare, vuole vincere. La tensione, è molto sanguigno lui, la tensione di questa partita la sente tantissimo, contro soprattutto un monumento della canestro italiana come Michele Maggioli, che è un po' a fine carriera, che però sta veramente giocando molto, ma molto, ma molto bene in questa serie. È proprio lui, Michele, il gancettino di Michele Maggioli, pallone che esce dal ferro, prende il rimbalzo Maggioli, extra possesso per Imola, Carvel se la gioca, arresta il palleggio. Ancora Michele Maggioli, Norman Hassan prende il lato sinistro dell'attacco Imola, conquista il fallo di Siena. Imola è in quella fase che qualunque cosa faccia trova o un canestro o un fallo. Sì, sono stati molto bravi in questo caso a recuperare questo fallo, erano un po' in apnea, non sapevano cosa fare. Siena sta cercando assolutamente di contenere Imola, anche adesso c'è stato un po' di actor studio da parte del difensore senese, che si prende giustamente una strigliata da parte dell'arbitro, gli viene fischiato contro, mi sembra un fallo, gli è andata bene che non è stato fischiato anche un fallo tecnico, ci poteva stare, ci ha provato in questo caso, non gli è andata assolutamente bene. Buon per Imola che ha recuperato anche un altro fallo e a breve andrà in lunetta. Luca. Beh, vorrei dire, grosse difficoltà ora in questo momento per Siena nel settore lunghi, il quarto fallo di Liliegro e quello di Cucci che è invece il... e anche l'ennesimo di Cucci e anche di Cucci, insomma sono difficoltà non da poco per Siena, che ora a questo punto può e deve assolutamente fare qualcosa sfruttando i suoi americani ancora latitanti dopo il primo tempo. Imola ha trovato anche energia, molta energia, e è ripartita forte in questo terzo quarto, ha spinto subito sull'acceleratore, abbiamo visto protagonisti come Anderson e Hassan, anche non diciamo darsi una svegliata, comunque abbiamo visti anche presenti prima, ma comunque imbucare, trovare il canestro, e questo è importante per due tiratori come loro, riuscire a dare il loro contributo. E anche quello è importante in questo più 6 che può cominciare, non diciamo che indirizza il match, ma sicuramente è un piccolo vantaggio, costringerà Siena a spingere particolarmente per recuperare. Si rientra dal timeout richiesto da Alessandro Ramagli. 41-35, vantaggio Imola a 5-49, un pezzettino di inerzia nelle mani dei biancorossi locali, e si buttano in campo con Hassan, Anderson, poi Sabatini, Maggioli e Washington. Eccolo Carvella, riceve, scambia con il connazionale, fuori dall'arco, finta il tiro, si butta dentro Leonard Washington, prende il rimbalzo perché se lo pasticciano i senesi. Ancora Leonard che se la gioca, si apre fuori il pallone per Carvel Anderson, un po' pasticciato l'attacco di Imola, un altro pallone che non trova la via del canestro, spreca un po' Leonard Washington, Siena di là con
Ranuzzi non riesce a conquistare questo pallone. Tichi si lamenta con gli arbitri. È gara veramente intensissima al Pallarugi. Sanguinosa questa palla persa di Siena con i due americani di Imola ancora per terra. Nell'attacco precedente, purtroppo Carvel non se l'ha sentita di tirare, ha provato a penetrare, ha dato il pallone, ma si è trovato nello stesso spicchio di legno, di parquet, dello stesso Washington, che era già per terra, ha perso l'equilibrio. Maggioli deve prendersi questo tiro, Maggioli, bene così, anche se lo fallisce, sono i suoi tiri. Cosa perde Siena? Pallone sparato sotto la struttura del canestro. Plana nelle mani di Sabatini, che capitalizza il massimo vantaggio Imola sul più 8. Siena appena 6 punti in 5 minuti e 15 secondi, meno 8 per la Mensana. Borsato, il fallo subito da Stefano Borsato. Però inevitabilmente fra le due squadre, Alessandro, sembra che sia Siena a sentire un po' di tensione in più. Sì, ma ci sta, più che la tensione è anche la stanchezza e la poca lucidità. Quei due americani che, a parte un paio di situazioni positive, purtroppo non stanno dando quello che dovrebbero. Ma mai dire mai, anche perché abbiamo visto nelle partite precedenti che l'inerzia può cambiare in un attimo, come una difesa assolutamente inesistente da parte di Washington. In questo caso pensava arrivasse l'aiuto, che invece non è arrivato da Sabatini. 4:20, Imola più 6, Carvel resta al palleggio con Norman Hassan. Momento di Norman, la grande difesa da parte di Borsato. Amoni si prende la tripla, primo ferro per Amoni, rimbalzo lungo Bucarelli, va di là, fallo intelligente di Norman Hassan, anzi no, perché regala due tiri liberi ai suoi. Dunque, sì, due tiri liberi per Lorenzo Bucarelli, giocatore cresciuto nel vivaio senese, classe 98, per questa guardiana di 196 centimetri. Anche lui l'anno scorso in a due gol con Veroli. Bucarelli fa doppietta, prime due per lui. Siena ritorna a meno 4, 43 a 39, a 4 minuti e 3 secondi. Imola non deve perdere il feeling col canestro, è una gara a punteggio molto basso. Amoni, eccolo Carvel contro Borsato, e opera una spettacolosa difesa su di lui. Poi il cambio dentro Amoni, il buon pallone per Bughi, deve prendersi questa tripla, la deve mettere Washington. Pallone che esce, rimbalzo conquistato da Amoni, extra possesso per l'Andrea Costa. Carvel prende il tiro, non può esimersi. Carvel, Anderson da due, ottavo punto per lui, pian piano, primi segnali di Carvel. Sì, ma anche in questo caso prima guardate i compagni e poi la propria conclusione personale. È proprio in questo caso un americano atipico che spesso preferisce dare agli altri, anche perché è molto intelligente, che capisce in questo caso la super difesa da parte di Ramagli. Peccato per questo errore. In questo caso riesce, brava Siena a toccargli il pallone, bravissima Siena, che adesso però sta difendendo veramente ancora più forte, ancora più duro, ancora più sporco. Brian si arrampica, pallone che non prende nemmeno il ferro, bensì il tabellone. Imola ha la possibilità di giocare contro una Siena che sta avendo pochissimo dai suoi giocatori più importanti, e deve approfittarne, perché la serata storta questa sera sembra di essere un po' di molta parte di Siena, ma Imola non capitalizza e si sta perdendo ora in qualche iniziativa non proprio di squadra, ma troppo individualistica. Brian di là gliela tocca molto sapientemente De Nicolao, evita due punti sicuri. Sconsolato Bryant, con Ramagli che continua a tenere in panchina Mattia Udom in maniera anche un po' inspiegabile. Sì, potrebbe rientrare in campo adesso, però vuole aumentare un pochino il ritmo, vuole giocare in maniera più veloce per fare in modo di fermare anche, di bloccare la difesa dell'Andrea Costa. Sa che Imola potrebbe avere qualche problema
a livello di fiato e di uomini. E in questo caso lo stesso Washington non è ancora al 100% dopo il problema al ginocchio che ha avuto nella serie all'inizio di questa serie. Hassan da tre! Su un altro cioccolatino scaricato da un Gherardo Sabatini, formato extra lusso questa sera. 9 di vantaggio per chi ospita. Ranuzzi la perde Siena, che non ci sta capendo più niente. Imola per insistere, la prende Hassan, attenzione, rifiuta la tripla. Imola con la palla del possibile vantaggio in doppia cifra. Mancano 100 secondi per le urla del Palacattani, 48-39. Arresta il pallone Sabatini, De Nicolau per la tripla. Pallone sul primo ferro, recupera il rimbalzo ancora De Nicolau, poi Prato sbaglia e Siena per il rimbalzo difensivo. Sono un po' saltati gli schemi, Bucarelli si butta di là, il fallo di Amoni regala due tiri liberi a Lorenzo Bucarelli. Rientrano Udom e Roberts, forse Udom un po' troppo in panchina. Sicuramente Udom un troppo in panchina, considerando anche che in questo momento Ramaglio l'ha buttato dentro, considerando anche l'energia che può dare in assenza di Diliegro. Da parte di Imola dobbiamo sottolineare assolutamente la prova di Sabatini, che è davvero efficace nei recuperi, è pronto a approfittare anche degli errori. Abbiamo visto prima una palla buttata via dagli americani di Siena su una rimessa, e soprattutto anche gli assist che ha servito bene. E Imola è arrivato così a toccare il più 9 con Hassan, è un buon margine, Imola sta tenendo davvero molto bene. 1-15, 48-41, Imola ne mantiene 7 di vantaggio, quanto mai preziosi ma ovviamente insufficienti. Rischia di perderla Maggioli, la prende invece De Nicolau, altra tripla sbagliata da Imola, che non azzanna il match come dovrebbe. Udom contro Sabatini, se la gioca, fa valere i maggiori centimetri, ma arriva al raddoppio. Borsato in angolo, impiccato, difficile la tripla, errore di Stefano Borsato. 45 secondi, 48-41, l'assist di De Nicolau per Prato, che è già sotto canestro. Grandi cose dai due play di Imola questa sera. Mamma mia, ha avuto ragione Tiki in questo caso a far riposare in questo frangente Carmelo Anderson, e a mettere i due piccoli che questa sera in difesa stanno veramente mordendo, ma tanto. Siena è ancora a 41 punti e sta finendo il terzo parziale. Partita intensissima, avete visto anche i contrasti in questo caso. Siena, c'è da dire che non è riuscito a sfruttare il mismatch con Sabatini, che marcava Udom in precedenza. Non è riuscito Udom a muoversi in maniera veloce per andare al sottomano. Due liberi Mattia Udom, questo è il giocatore che può spostare per Siena. Abbiamo visto soprattutto in gara 4 di cosa è capace, giocatore di un grandissimo atletismo, di una coordinazione fantastica. Udom che però sbaglia il libero, arriva comunque a quota 10, 50-42. Imola andrà fino alla fine del tempo concesso dal cronometro. Congela il pallone di Nicolau, che comincia ora l'attacco, lato sinistro, arresta il palleggio, la prende Hassan per la tripla, lunga, prova il tapin volante. Gherardo Sabatini, attenzione, fallo di Imola. De Nicolau ha regalato due tiri liberi a Siena, commettendo un fallo. Anzi, fallo di De Nicolau. Due tiri liberi per Valerio Cucci. Peccato, perché questo fallo di pura foga agonistica regala due tiri liberi a Siena a tempo praticamente scaduto, anche se Cucci non ne approfitta e sbaglia il primo. Urca sbaglia anche il secondo, Valerio Cucci. Regalo di Imola, regalo anche da Siena. Finisce il terzo quarto.
iniziale in cui Imola è riuscita a davvero mettere in difficoltà Siena, un po' ci ha messo del suo con qualche ingenuità, sicuramente il quarto fallo per un tecnico a Diliegro è sicuramente un'ingenuità grossa del giocatore italoamericano. C'è anche il terzo. Con la poca voce che ci rimane andiamo di filato negli ultimi 10 minuti del match. Allora, Imola va con il suo quintetto con i due playmaker De Nicolao e Sabatini, che tanto bene hanno fatto fino a questo momento. Poi Prato, Maggioli e Hassan in campo. Siena risponde con Bryant assieme a Udon, Borsato, Diliegro e Bucarelli. Attacca Siena per il primo possesso del terzo quarto e arriva uno dei rari squilli di Roberts della partita. Scrivo 7 per Roberts, ma lui e Bryant totalizzano 10 fino a questo momento per i 45 punti di Siena, che però si riporta a meno 5. Ma dentro Sabatini, Maggioli rifiuta il tiro, se lo prende invece De Nicolao. Va a sbagliare, rimbalzo contenuto da Diliegro, partita meglio dai blocchi di partenza la Mensisana, che va con il secondo attacco del quarto. Palla persa di Chris Roberts, che non si capisce con Bucarelli, che si stava accentrando invece di rimanere nella sua posizione. È la 14ª palla persa di Siena, mi segnala Alessandro. Passato un minuto dell'ultimo quarto, ovviamente ora il cronometro è importantissimo, soprattutto per chi comanda. Riceve Carvel quasi in angolo, il pallone per Maggioli, rischia di perderla e la perde. Gli ospiti di là con Bucarelli che rifiuta la tripla, se la prende invece Borsato per riaprire il match. Errore, poi si buttano in terra Carvel Anderson e Mattia Udom. Conquista un extra possesso la Mensana con Chris Roberts che va per la tripla, la segna. Il fallo di Amoni. Un minuto e mezzo deleterio per Imola. Sì, è entrata sicuramente... non gli è entrato niente dei propri attacchi e in difesa sta rincorrendo gli avversari. Sicuramente così non va bene. Siena ha preso fiducia dai due minuti di sosta tra il terzo e il quarto quarto. L'avevamo detto anche prima, queste partite anche con 10 punti di vantaggio, abbiamo visto che Siena ha le energie fisiche e mentali sempre per rientrare in partita, quindi sarà lunghissima. Siena addirittura per il pareggio, sbaglia Borsato, fin qui tanti errori dal campo per lui, 1-6 per l'ex ferrarese. 8 minuti e 13, Imola non ha ancora segnato nell'ultimo quarto. Ci prova Prato contro Bucarelli, resta il palleggio, fallo su Prato, bravo nell'evidenziare i contatti, questo lo sappiamo.
non abbiamo citato il trio in grigio, i signori Moretti, Noce e Giovannetti, chiamati a dirigere fin qui in maniera più che discreta questa infiammata gara 5. 50-48 comanda Imola, ma solo di due lunghezze, a 8 minuti e 4 secondi. Ticchi Aramaglie è già ovviamente senza giacca a dare indicazioni alle proprie rispettive formazioni. Si va con Prato a comandare l'attacco Imola, che prende il lato destro con Carvel, che va in angolo per Amoni. Siamo in attesa della sua tripla, che però tarda ad arrivare. Rimbalzo conquistato da un eccezionale, non mi stanco di dirlo stasera, Gherardo Sabatini, che ha segnato 8 punti conquistando 5 rimbalzi, 3 assist e 4 palle recuperate per uno dei giocatori migliori per Imola questa sera. A 7.50 riceve Carvel in angolo, finta la tripla, prende la linea di fondo, apre fuori ancora per Amoni. Il taglio di Prato, il fallo subito sul tentativo di tiro mano sinistra. Non sono d'accordo i tifosi senesi, che hanno punzecchiato Prato anche nelle due gare di Siena, in particolare nella quarta. Due tiri liberi per Patrizio. Il Patrizio ha fatto tantissime triple in gara 3 e sicuramente al pubblico non gli è piaciuto quel suo atteggiamento, ma lui, si sa, è un argentino, è molto sanguigno, si esalta con poco, soprattutto quando mette delle triple, è uno che ci tiene molto alla maglia. Ricordiamolo che non è il primo anno che è Imola, ma ormai è il capitano dell'Andrea Costa, quindi quando vede soprattutto i tanti tifosi che erano presenti al Palasclavo in gara 3 sabato sera, si esalta ancora di più. In questo caso non hanno tutti i torti i tifosi di Siena, anche perché Imola non aveva attaccato molto bene, era molto ferma, e il tiro di Patrizio Prato non era molto in ritmo. Peccato in questo caso che Siena ha subito l'occasione per riportarsi addirittura a una sola lunghezza con canestro e fallo. Di Liegro bravo questa volta a segnare e subire fallo, giocatore che spesso a contatto col canestro si perde un po' in un bicchiere d'acqua. Bravo questa volta a mantenere molto bene il controllo del corpo e a segnare il suo sesto punto, poi sbaglia dalla linea. Dane Di Liegro, 52-50 però. Siena è tornata sotto a 7 minuti e 20. Va Carvel, riapre fuori per Amoni, tiro libero. Sbaglia ancora Amoni, rimbalzo conquistato da Imola, molto bene. Carvel si butta dentro Anderson, non va alla conclusione. Se la prende ora dall'angolo, Carvel Anderson, da tre. Prima bomba dell'incontro per Carvel, che toglie il coperchio dal canestro di Siena. Il primo canestro dal campo per Imola. Prova a replicare Roberts, primo ferro, conquista il rimbalzo Patrizio Prato, va Carvel, si arresta e tira da tre. Carvel Anderson, eccolo qua, 6 punti in 20 secondi per il giocatore che fin qui era mancato alla festa dell'Andrea Costa. 58-50 riscava il solco la squadra biancorossa. Si è atteso, richiamato a gran voce in precedenza, che ha sentito il pubblico che ha rimorreggiato un pochino perché non ha voluto tirare in quell'occasione, ma a mio avviso ha fatto bene, anche perché era schermato veramente da tantissimi giocatori. Ha cercato l'uomo libero come è successo in precedenza, bravissimo anche Amone a ridargli la boccia, e lui ha messo un canestro dall'angolo assolutamente incredibile. Adesso ha tentato il canestro assolutamente difficilissimo in contropiede, più 8 Imola, non è ancora finita assolutamente, è lunghissima questa partita. Luca. Beh, Imola ha saputo resistere, stringere i denti anche al ritorno di Siena prepotente con Roberts, mancava l'appello il giocatore americano di Siena, due triple che hanno riportato a meno due. Imola dall'altro lato ha saputo mantenere i nervi saldi e continuato a giocare, a macinare il gioco in attacco come ha fatto per quasi tutti i minuti, e
continuando a giocare bene, sono arrivate anche le occasioni, due triple importanti di Prato e di Anderson, e rimane così ritornata a più 8. Allora, correzione da parte degli arbitri, il tiro di Anderson era da 2 perché il giocatore pestava la linea. Insomma, poco cambia, l'entusiasmo ora dalla parte di Imola, con 5 punti in fila di Carvel a 6 minuti e 35, ancora lunghissima, ma Imola ne ha 7 di vantaggio. Di Liegro va contro Maggioli, fallo sanzionato a Maggioli, prende il tecnico. Gli arbitri hanno segnalato il tentativo di Maggioli di simulare lo sfondamento e Ticchi ne dice 2 all'arbitro. Beh, ci può stare, anche perché in precedenza è successa la stessa identica azione con Cucci nel terzo quarto e hanno fischiato solo fallo quando ha allargato la gamba in precedenza. È per quello probabilmente che Ticchi sta cercando di farsi spiegare dal direttore di gara, che comunque è uno dei più esperti in questa categoria. Non ci sta questo per Imola, che rischia grosso, soprattutto da un giocatore esperto come Michele Maggioli. Libero di Borsato a segno, 5-7-5-1 a 6 minuti e 25 secondi. Riceve Di Liegro, ancora si ripete lo scontro contro Maggioli. Bucarelli si prende il tiro dai 6 metri, sbaglia Bucarelli, rimbalzo in cielo, conquistato da Prato. Gli arbitri vedono un fallo di Maggioli ed è il quinto fallo di Michele Maggioli, che lascia la contesa a 6-13. Che stranissima fischiata, assolutamente. Stavano entrando, si stavano spintonando entrambi lì sotto canestro. Ha dato il quinto fallo a Maggioli in questo caso. Primola è una tegola non indifferente con Di Liegro, che adesso avrà sicuramente vita facile, molto più facile sotto canestro. Ranuzzi va a sbagliare, rimbalzo Di Liegro, sbaglia ancora, questa volta Carvel distrugge la sfera, sbaglia ancora Di Liegro, succede di tutto. E qui il fallo tecnico allo stesso Di Liegro, che viene sanzionato dello stesso sfondamento segnalato in precedenza e va fuori per 5 falli, anche Dan Di Liegro. Scusate se lo dico, ma in questo caso hanno un po' perso la spina anche gli arbitri, devono essere stanchi anche gli arbitri, hanno messo fuori partita anche Di Liegro. Non bellissimi questi ultimi 2 minuti anche da parte dei 3 in grigio. Era una partita abbastanza corretta, sicuramente giocata in maniera molto intensa da entrambe le squadre, ma qui rischiano di rovinare il bellissimo spettacolo che c'è stato fino adesso. Sì, onestamente mi sembrava che, insomma, Di Liegro il contatto lo poteva aver subito, non mi sembrava niente di particolare, l'hanno sanzionato di fallo tecnico, allora fuori Maggioli da una parte, fuori Di Liegro dall'altra, per ha raggiunto il limite di falli. 5-55, Imola avanti ancora, 58-51, 7 lunghezze. Scuso. Quindi Liegor prende la via della panchina, ma volontariamente, perché è stato espulso per secondo tecnico, sì. Mi dice il regolamento. 58-51, Imola con la palla fra le mani. Carvel, rischia la persa Imola e la perde con Roberts che va a schiacciare. 12 per lui. Ogni volta che Imola può andare avanti la perde, o comunque sbaglia la conclusione. La risultante di tutto questo è che sono 5 punti fra le due squadre. Difesa di Siena intensissima. Riceve Carvel. Veramente non c'è spazio per uno spillo. Fallo su Anderson. 2 liberi per Carvel. Imola è molto stanca, sta facendo una gran... soprattutto su Anderson, tutte le volte che vede anche lontano
presso di lui il pallone, Anderson ha delle braccia anche di dietro la sua testa che lo difendono. Assolutamente clamoroso questa difesa bellissima da parte di Cozzaramagli. Una partita assolutamente intensa, come aveva andato detto in fase di presentazione sulla falsariga delle quattro precedenti. Sbaglia nel frattempo Anderson, anche lui un tiro libero. 59-53, a piccoli passi Imola, 6 di vantaggio, ma Roberts arma il braccio per la tripla. L'abbiamo criticato, abbiamo detto che fin qui aveva fatto poco. Anderson ci ha risposto segnando 8 punti nel quarto. Sì, la pallacanestro, il bello della pallacanestro è anche questo, i giocatori si possono spegnere e accendere con un niente. Abbiamo visto anche in questo istante la palla molto ferma dell'Andrea Costa. Anderson va a un tiro dalla propria panchina, ma non ci piace questo tipo di gioco dell'Andrea Costa, che sta tenendo la palla in ghiacciola, un po' come è successo in gara 3, che ha pagato veramente in maniera molto amara quella scelta. Tre liberi per Carvel, e fin qui ha 4 su 8 al tiro e 6 su 6 della linea con 4 rimbalzi. A livello di rimbalzi Washington fa la voce grossa per Imola, ne ha conquistati 10, ma male al tiro, 1 su 7. Nove dall'altra parte, rimbalzi per Diliegro, che lo ricordiamo è in panchina per raggiunto limite di falli. 4:43, segna doppietta dalla linea Carvelle, ne ha ancora uno, è arrivata a quota 18 nel frattempo. Una boccata d'ossigeno per l'Andrea Costa, che nelle ultime azioni ha comunque fatto fatica, una partita durissima, fino alla fine ci sarà da sudare tantissimo, però mette in banca 3 tiri liberi che riportano l'Andrea Costa a più 6. 62-56, a 4:38. Bryant riceve, Siena ne ha 6 da recuperare. Linee esterne per la squadra biancoverde. Prova in angolo Bryant, fronteggiato da De Nicolao. Riceve e spara da 3 punti. Ancora Roberts che sbaglia, alzando tantissimo la parabola. Prato ghermisce il rimbalzo e va di là, supera la metà campo. Mani sicure, quelle di Prato, ma anche quelle di Carvella, da cui va il pallone. Carvella ha tanta voglia di mettersi ancora di più in partita. Prende l'attacco buttandosi dentro. Carvel Anderson. 20 punti per Carvel, che non aveva fatto niente nel primo tempo. E ora, nel terzo quarto e nel quarto quarto, ha deciso di mettersi a segnare e di far vedere perché Imola ha avuto le sue fortune, soprattutto da questo giocatore durante l'anno. 20 per Carvel. Si è caricato l'Andrea Costa sulle spalle nel secondo tempo, anche quando Imola è stata un po' boccheggiante. Nonostante bisogna dare comunque il merito a Siena di una difesa veramente intensa e veramente forte per tutta questa serie, non solo per questa partita. In attacco sì, stanno dando molta intermittenza, ma la stessa Andrea Costa sta trovando buoni tiri in attacco, ma spesso non trova fortuna nelle percentuali. Questa sera qualche tiro da 3 punti è riuscito a trovarlo, e Carvel in questo secondo tempo è stato molto ma molto intelligente, sia con le penetrazioni che con la scelta dei tiri da fuori. Imola sta vincendo il duello a rimbalzo, segno che poi ogni gara fa storia a sé. 41 i rimbalzi di Imola, tantissimi, 39 per Siena. Tra l'altro si tira tantissimo, già 60 conclusioni per Imola e 55 per Siena, frutto di tanti rimbalzi d'attacco e conseguenti extra possesso. 4 minuti alla fine, 64-56, 8 avanti Imola. Bryant si butta dentro, sbaglia, pallone che entra ed esce per Daryl Bryant, come una furia va di là Carvel, che poi serve un grande assist per Leonard Washington. Imola con Carvel e con l'energia sotto canestro di Leonard va col più 10, 66-53, sbaglia Siena, rimbalzo però conquistato da Roberts, tripla per Bryant.
quando il gioco si fa duro. Cominciano a giocare i duri. Anche Bryant si mette in partita. A 3:20, 66 a 59. Palla in mano a Imola con Carvel Anderson. Sareste tira da tre punti. Pallone che però esce dal ferro. Nulla da fare per Imola. Ranuzzi in angolo, dimenticato libero. Riapre la partita. Con due triple. Dal meno 10, Siena ritorna a meno 4. Siena, signori, non è mai morta. 6-6-6-2 a 3 minuti e 3 secondi. Ma trovamelo, Fabrizio, uno sport dove la bandierina dell'inerzia cambia nel giro di pochissimi secondi, dove in due azioni, due triple possono ribaltare completamente le fasi di questa partita. Partita, ripetiamolo ancora, ci stiamo stancando di dirlo, veramente equilibrata, veramente intensa. Non è finita, 4 punti sono niente, 3 minuti al termine. Siena con due triple più o meno dallo stesso angolo è riuscita a far risentire all'Andrea Costa il fiato nel collo, e Coach Tiki, giustamente, in maniera molto intelligente, ha chiamato time out, vuole parlare sopra. Ripetiamo, intelligente anche Carvel Anderson, che rischiava la stoppata. Bellissimo l'assist per il proprio compagno americano Washington. Importante anche l'apporto di Ranuzzi per la Siena, il giocatore che fino a 25-26 anni abbiamo visto qui in Emilia Romagna con le maglie di Ozzano, Forlì e Fortitudo. Poi per lui esperienza Castelletto Ticino, Mantova e l'anno scorso a Siena, l'unico reduce tra l'altro per la squadra biancoverde dalla cavalcata promozione dell'anno scorso. Nel frattempo Diliegro fa capolino con la sua staffa nel tunnel degli spogliatoi, a seguire da espulso gli ultimi tre minuti abbondanti di questa disfida che Imola affronta con 4 di vantaggio, 66 a 62, ma erano 10 fino a qualche istante fa. Vediamo un po' cosa succede. Pressing alto ordinato da Ramagli, che in campo ha i due americani assieme a Udom, Ranuzzi e Borsato. Imola invece va con Anderson, Washington, Hassan, De Nicolao e Prato, con Tiki che sceglie De Nicolao e non Sabatini, per ragionare forse con un po' più di calma, privilegiando i ritmi da metronomo di De Nicolao e non l'istintività dell'ottimo Gerardo Sabatini visto questa sera. 2:52 davanti alla panchina senese, la rimessa di Prato che cerca e trova Carvel Anderson contro Roberts, che ha difeso benissimo per tutta la serie. Carvel, 5 secondi, rischia di pasticciarla, serve il pallone nelle mani di Nicolao. Palla persa di Imola, Siena difende alla grande e soprattutto gli occhi dei senesi, tifosi, panchine, giocatori biancoverdi, è l'occhio di chi ha voglia di ritornare ancora di più in partita. Sì, Siena si deve essere, deve aver tenuto il più bello per il gran finale, anche perché non è la prima volta che succede. Vedete anche Bryant in questo caso che ci prova lui, ma c'è l'undicesimo rimbalzone da parte di Washington, impetuoso assolutamente, così come Imola sta facendo una gran fatica in attacco. Ora deve ritrovare uno scampolo di lucidità, se ancora qualche energia. Fallo Siena, ancora su Prato. È incredibile l'abilità di Prato, forse secondo solo a Busciati nella categoria per la capacità di accentuare e in qualche modo far notare i falli commessi dagli avversari. Beh, le primavere sulle spalle contano, l'esperienza di gioco conta tantissimo. Peccato che in questo caso abbia sbagliato questo tiro libero. Imola deve comunque capitalizzare in questo finale tutto quanto gli viene concesso e tutti quanti i falli che riesce a raggranellare. Vediamo se Patrizio almeno un secondo. Sì, Imola torna più 5, 6-7-6-2. Bisogna difendere ora, che perché Siena proverà ad aumentare i ritmi e soprattutto a trovare conclusioni facili dalla lunga distanza, come sta cercando di liberarsi Roberts per Udom. Infrazione di piede di De Nicolao, concederà
14 secondi sul cronometro la Bensana. Attacca ancora Siena, l'arresto e tiro di Bryant, regale nella sua dinamica, ottavo per Daryl Bryant, 6-7-6-3, si va in collatura, la perde Siena, attenzione, e la perde, anzi la perde Imola, rischia di perdere anche Siena, la perde definitivamente la squadra toscana. Incredibile cosa ha buttato via Siena in un contropiede, 2-1. Beh, ci sta, ci può stare la stanchezza, così come Imola sta soffrendo tantissimi raddoppi. Infatti, strano, Kocsticky toglie il capitano Prato e mette il doppio playmaker, toglie tanti punti e tanta esperienza per il doppio playmaker. In questo caso vuole più playmaking, sicuramente starà ad Hassan e Carvel Anderson avere più palloni nelle mani, soprattutto quelli che contano. Attenzione, questo è il momento decisivo del match e tutto il pubblico si alza in piedi per incitare i padroni di casa. 90 secondi, l'assist di Washington per De Nicolao, si invertono i ruoli, il lungo che la cede al piccolo che taglia canestro, ottavo di De Nicolao, 6-9-6-4, due possessi fra le due squadre, fra i fischi del Palaruggi, pallone nelle mani di Mattia Udom contro Anderson, Udom apre per Bryant la tripla di Ranuzzi per riaprirla, lunga la tripla, se la lotta Gherardo Sabatini con Udom, la prende il più piccolo, un minuto alla fine, Imola palla in mano, 5 avanti, De Nicolao congela Gherardo Sabatini, arresta il palleggio nelle mani di Leonard Washington, ribalta per De Nicolao la tripla per chiuderla, l'errore Siena con questo rimbalzo, c'è ancora vita per i senesi, Ranuzzi in angolo, va in avvicinamento, sbaglia la schiacciata, il fallo sulla schiacciata di un grande Ranuzzi che mantiene vivi i suoi, 6-9-6-4 a 36 secondi. Mamma mia che partita di squadra da parte di Imola ma anche da parte di Siena, probabilmente in questo caso chi avrà meno palle perse porterà a casa questa qualificazione, ma lo ripeto, sentite nel frattempo che bolgia, in che bolgia Ranuzzi deve tirare i tiri liberi, in questo caso bravissimo, assolutamente glaciale l'ex giocatore di Mantova e di Bologna, assolutamente bravo in questo caso, non era facile, una vera bolgia qui al Palaruggi. Secondo libero di Ranuzzi che può portare i suoi a un possesso in mezzo alle bandiere dei tifosi Andrea Costa, ormai in campo praticamente, va il secondo di Ranuzzi, grande carattere per il numero 11 di Siena. Time out in campo richiesto dai due allenatori, mancano 36 secondi, Imola in posizione invidiabile, 3 punti avanti, palla in mano. Sì, bisogna essere intelligenti, bisogna fare in modo di dare il pallone alla persona giusta, alla persona che dalla lunetta non gli tremerà la mano, non sarà sicuramente facile, o comunque bisognerà fare in modo di anche solo andare da sotto e provare a tirare, sia senza Maggioli in questo caso, quindi bisognerà fare in modo di o velocizzare in caso di pressing a tutto campo da parte di Siena, oppure di tenere la palla in banca, ma è ancora lunghissima, è assolutamente vietato questo finale ai deboli di cuore. 36 secondi, Luca. Beh, insomma, ovviamente non è finita finché non è finita, dice un vecchio adagio, ed è, non poteva che essere così anche qui contro Siena, anche per questa partita da Andrea Costa contro Siena, che veramente sta mettendo paura, ha messo paura ai biancorossi in certi momenti, le palle perse in alcune fasi abbiamo visto nel finale potevano ricostare caro, Siena ingenuamente non ne ha approfittato, ora Imola tiene un prezioso più 3 che a 36 secondi alla fine può essere importante, avere il vantaggio in questi casi è sempre importante. Rimessa a lato per l'Andrea Costa che gioca col doppio play assieme ad Hassan, Anderson e Washington. Imola va, vediamo la scelta se sarà l'idea di giocare con il doppio tiro
e avere l'ultimo possesso. No, Imola va con calma. Allora l'ultimo possesso sarà Siena, evidentemente. Pallone nelle mani di Carvel Anderson, 13 secondi per il tiro, fronteggiato da Chris Roberts. 8 secondi, può rimanere a tempo per Siena. Carvel si butta dentro, mano destra, sbaglia il tap-in, sbaglia, rimbalzo conquistato da Imola. Dalla Tonnara esce l'Andrea Costa, che avrà un altro possesso, e a questo punto Siena sarà costretta ad andare a spendere fallo. Difficilissima sta scelta da parte degli arbitri, erano comunque lì davanti, però sicuramente quella palla è scivolata in parecchie mani, sicuramente di maglie bianche ma anche di maglie verdi. In questo caso hanno premiato i giocatori padroni di casa, ma assolutamente non è finita. Nessuno potrà, a mio avviso, cantare vittoria sino a quando scadrà lo zero sui tabelloni del Palarozzi. Ricordiamo che la vincente di questa gara 5 sarà impegnata nel quarto di finale contro Scafati, un quarto di finale che comincerà nella giornata di lunedì prossimo e mercoledì prossimo nella Tana dei Salentini. Sì, le prime due partite proprio in casa loro, che sono arrivati primi nel girone ovest. Si dice che il girone ovest sia comunque più impegnativo di quello est, quindi chiunque vinca sarà difficilissimo, ma godiamoci questi ultimi secondi. 12 secondi, Siena andrà col fallo sistematico immediato, rimessa per Andrea Costa, brava a non farsi far fallo immediatamente. Siena impiega 5 preziosissimi secondi prima di bloccare il cronometro, obbligando Carvel Anderson a guadagnarsi la vittoria di gara 5 dalla linea. Sì, hanno cercato evidentemente nei primi 3-4 secondi, hanno provato a rubare il pallone per poter avere un ultimo attacco. Ci sono due tiri liberi per Rassani, in questo caso, che ha subito il fallo prima di Carvel Anderson. Il giocatore biancorosso in questo caso gli trema la mano, l'ex Rimini alla seconda stagione, all'Andrea Costa. Attenti che ci sarà ancora un finale sicuramente intenso e lungo. Ci sono due possessi fra le due squadre, mancano 4 secondi, troppo poco per Siena. Va Udom da 3, ma non c'è più tempo. La vince Imola e passa il turno l'Andrea Costa. 70-66 fra il tripudio del Palarucci, che ha visto i suoi protagonisti vincere una sfida incredibile, 70-66, comandando praticamente per quasi tutto l'incontro, una gara che ha meritato di vincere e si è concessa uno scontro assolutamente importantissimo e fantastico contro la squadra di Scafati. D'ora in poi per Imola tutto quanto riuscirà a guadagnare sarà di guadagnato. Luca. Beh, ovviamente anche questo ottavo era bello guadagnato, comunque sì, assolutamente sì, grandi complimenti, e vediamo gli applausi festosi che stanno rivolgendo i tifosi a tutti i protagonisti, sono un grande segno del bellissimo risultato di questa Imola. Insomma, ormai non ci sono più aggettivi per esprimere la grande stagione che Imola sta vivendo, tornata ai playoff dopo 10 anni di assenza. Conquista anche i quarti di finale, per cui ora bene, ora no, è inutile stare a pensare, non lanciamoci su Scafati, non Scafati, cioè, godiamoci questo momento. Imola ha fatto una bellissima partita, ottimo risultato, ottima la serie con Siena, ha fatto valere il fattore campo, lo ha sfruttato pienamente, si è dimostrata anche globalmente più forte dei senesi, o se non si è dimostrata più forte, comunque ha dimostrato molto più carattere, molta più energia. Brava Imola. Imola vince 70-66, bello però il tributo che i tifosi di Siena danno ai propri giocatori, e bellissimo ovviamente anche il pubblico di un Palarucci quanto mai gremito per questa fantastica gara, tutti in campo a esultare, e ora i giocatori chiamati al tradizionale giro di campo. Imola
si regala la sfida contro Scafati che comincerà la prossima settimana. 20 di Anderson, 11 di Sabatini, 9 di Prato, 8 di Washington e De Nicolao, 6 di Hassan, 4 di Amoni. Dall'altra parte non sono bastati i 15 di Roberts e i 14 di Ranuzzi. Da Fabrizio Turini l'appuntamento al quarto di finale contro Scafati. Grazie per l'attenzione e alla prossima.